Si è concluso il memorial per il maresciallo Francesco Pastore e il carabiniere Francesco Ferraro. La finale si è disputata nella serata dell'11 giugno al campo di calcio del centro sportivo Ambrosio di Eboli. Si tratta della prima edizione del torneo calcistico in memoria dei due militari della stazione Carabinieri di Campagna morti prematuramente in un incidente stradale la notte del 6 aprile scorso mentre erano in servizio. L'evento sportivo amatoriale è stato realizzato su iniziativa dei militari dell'8° Reggimento Artiglieria di Persano, con il sostegno e la partecipazione dell'Arma dei Carabinieri. Ha avuto inizio l'8 maggio scorso e ha visto in campo 6 squadre di Guardia di Finanza, Esercito e Polizia di Stato. A vincere la prima edizione del torneo è stata la squadra della caserma Capone di Persano, mentre il secondo e il terzo posto sono andati rispettivamente al 52° Reggimento Artiglieria Terrestre Torino e alla Questura di Salerno. La premiazione finale, preceduta da un minuto di raccoglimento in ricordo dei militari, è stata presieduta dal sindaco di Campagna Biagio Luongo alla presenza del comandante della Compagnia Carabinieri di Eboli, il capitano Greta Astrid Gentili, e l'assessore alla sicurezza e alla manutenzione urbana di Eboli, Antonio Corsetto.